Anche quest'anno nella nostra provincia siamo in prima linea con ben 51 farmacie che hanno aderito all'iniziativa, farmacie che sono abbinate a enti del territorio. Gli enti sono 29, quindi avremo veramente bisogno della generosità di tutta la popolazione di Pesaro e della provincia per aiutare appunto gli indigenti di questi enti. Non abbiamo dubbi su questa generosità, perché chiaramente si sono distinti anche negli anni passati, perché ormai qui a Pesaro e provincia siamo alla 23esima edizione del Banco Farmaceutico, quindi abbiamo proprio cominciato tutti insieme, e ringrazio proprio anche i farmacisti che ogni anno dicono il loro sì. Sappiamo che purtroppo la crisi economica è sempre stabile, diciamo, nella nostra nazione, quindi gli enti hanno sempre più necessità di farmaci, perché gli indigenti aumentano sempre più, perché non sono quelli, solo quelli italiani, ma arrivano anche dai luoghi di guerra. Come consigliere comunale sono molto contento di poter contribuire a questa bellissima realtà che è il Banco Farmaceutico. Nel lavoro insieme in questi 5 anni siamo riusciti a coinvolgere le farmacie comunali, che ora fanno parte delle tante farmacie che in tutta Italia aderiscono a questa bella iniziativa, nelle quali è possibile andare ad acquistare un farmaco e donarlo alle persone che hanno bisogno. Siamo riusciti inoltre anche a estendere e allargare la rete delle tante associazioni che, ricevendo i farmaci dal Banco Farmaceutico, poi le donano alle persone che hanno bisogno. Notizia di quest'anno è il coinvolgimento di una nuova associazione, che è l'Associazione degli Amici di Andrea, molto conosciuta a Pesaro e molto preziosa, perché dà un contributo importante di sostegno alle famiglie e alle persone che sono in stato vegetativo. Credo molto in questa politica sussidiaria e di solidarietà, ed è il motivo per cui mi spendo quotidianamente come consigliere comunale.